Ameria Radio in diretta. Tra poco, Ameria Radio in diretta. Tra poco, Ameria Radio in diretta. Ameria Radio in diretta. Benvenuti al nostro appuntamento mattutino con Buongiorno Ameria Radio dall'Ufficio Comunicazione di Confartigianato Terni, Valentina Campana e Paolo Pellegrini, vi dando il buongiorno. E quindi buongiorno a questo giovedì 7 ottobre, Paolo. Sì, giovedì 7 ottobre, buongiorno per tutto il giorno, mi dicono tanti. Sì, con un sorriso, perché un sorriso, oggi il nostro ascoltatore misterioso ci ricorda che è la giornata mondiale del sorriso. E oggi facciamolo andare per primo, va. Va bene, sono d'accordo perché la citazione mi piace particolarmente. Sì. Un giorno senza un sorriso è un giorno perso. Charlie Chaplin, attore, regista, sceneggiatore, compositore e produttore britannico. Bene, 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 bene. Bravo Remigi, bravo, bravo. Davvero una bella frase. Molto bene. Invece la nostra ascoltatrice velata si pone nella stessa direzione con questa citazione. La gioia è assai contagiosa. Cercate perciò di essere sempre traboccanti di gioia dovunque andiate. Madre Teresa. Wow! Quindi oggi grandi citazioni. Bene, bene, bene. Siamo... Oh, adesso così una piccola... Notate una cosa. Adesso il santo di oggi, no, i santi di oggi. Sentite, sentite. Oggi si celebra Beata Vergine Maria del Rosario e Santi Sergio e Bacco, martiri in Siria. Eh beh, ecco, finito. Ok? Beh, ce n'erano altri, ma erano troppo particolari. Ecco qua. Comunque, Bacco io ce lo manderei. Lo stesso. Anche se spero che non faccia macello, perché se incontra Tabacco è venere. Beh, giustamente è la giornata mondiale del sorriso, Paolo, ecco, ne avevamo bisogno. Certo, noi oggi ne abbiamo tanto bisogno. Esatto. Vediamo chi è nato oggi. Allora, nel 1885 nasce Niels Bohr, scienziato tra i più insigni della Danimarca, con i suoi studi sulla struttura dell'atomo e sulla meccanica quantistica si meritò il Nobel per la fisica nel 1922. Nel 1918 invece nacque Domenico Rotella, nato a Catanzaro e morto nel 2006 a Milano. È ricordato come il maestro della pop art italiana per la sua notevole opera di pittore. È stato insignito della medaglia d'oro per le arti visive dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. Nel 1952 Vladimir Putin, nato a San Pietroburgo, è indicato tra i potenti della terra e tra i politici più discussi in attività, che adesso sta abbassando il prezzo del gas. Vediamo un po' che vuole fare. Ogni anno alza, bassa, ma io basso, no? Invece cosa è accaduto oggi, Valentina? Vediamo che nel 1952 viene brevettato il codice a barre. Furono due ingegneri e inventori statunitensi al secolo, Norman Joseph Woodland e Bernard Silver, a brevettare il codice a barre, l'insieme di simboli grafici che codifica una serie di informazioni leggibili solo da specifici lettori laser. E devo dire che ci ha proprio rivoluzionato la vita, soprattutto per i commercianti. Già. Nel 1985 invece avviene la dirottata
viene dirottata l'Achille Lauro, la tranquilla crociera nel Mediterraneo degli oltre 700 passeggeri del transatlantico Achille Lauro viene drammaticamente interrotto dal blitz di 4 terroristi. E ci fu anche un morto, se non vado errato si chiama Klinghoffer, era un americano, ci fu anche un morto, sì, me lo ricordo molto bene questo fatto. Adesso ho capito da chi ha preso spunto il cantante. Certo. Dal transatlantico. Chissà se c'è qualche collegamento. Non lo so. Mi è venuto in mente. Glielo potremmo chiedere. Assolutamente. Anzi, se ci sta ascoltando in questo momento, sicuramente sì. Vai Lauro, facci sapere. Bene. Allora, abbiamo terminato l'almanacco e andiamo verso la nostra rassegna. Rassegna stampa lanciando la sigla. Sigla. Eccoci qua, e siamo arrivati alla rassegna stampa partendo oggi dal Messaggero regionale. La sfida tra i banchi, scuola bloccata la quarantena, sarà meno restrittiva. Ne avevamo parlato qualche giorno fa, che sicuramente ci sarebbe stata una revisione della pubblicazione che è avvenuta il 24 settembre, che aveva approvato in toto il documento più prudente del Comitato Tecnico Scientifico. Invece anche sulla sollecitazione di parecchi, tra cui il vice sindaco di Perugia, Gianluca Tuteri, si è rivisto in maniera un pochino più semplificata il discorso della gestione della pandemia nella scuola. Infatti, data anche il calo della curva epidemica, si è allentato un pochino le maglie delle restrizioni. Ovvero, mentre tutto resta invariato, soprattutto nella scuola dell'infanzia e in parte nella primaria, alle medie e alle superiori avviene invece che la quarantena non è più automatica, ma praticamente viene messa in campo solamente se si manifestano dei sintomi nei primi contatti del positivo, che quindi ha con uno o più contagiati in più nella classe, no? Si passa quindi al regime di quarantena come è previsto, 7-10 giorni secondo le normative vigenti. Invece alla primaria, come vi dicevo, resta quasi tutto invariato, tranne che la quarantena nella scuola primaria andrà solo per i vicini di banco, e poi susseguentemente invece si andrà a, se ci sono delle notevoli, se c'è altri contagi, arriverà per tutti quanti. È chiaramente obbligatorio fare il tampone antigenico, si chiama Zero, quindi il Clelia, subito in tempi strettissimi per verificare chiaramente questa situazione. Che cosa cambia? Cambia che quindi tanta DAD verrà evitata. Dicevamo della curva epidemica che tra martedì e mercoledì mattina ha scoperto 32 nuovi contagi, con il tasso di positività dei tamponi molecolari stabile sotto l'1,5, mentre la media mobile per la prima volta dal 18 luglio è scesa sotto il 2%. Non meraviglia che anche nella popolazione scolastica i contagi siano stabili. Tra il 28 settembre e il 5 ottobre nessun nuovo caso tra gli alunni, tre contagi in più invece tra i docenti. Tornando alla situazione epidemica, stabili i degenti Covid, con totali 50 divisi tra 44 ordinari e 6 in intensiva. Bene, quindi dati rassicuranti. Davanti a questi dati rassicuranti, però, andiamo a vedere un argomento che abbiamo trattato nei giorni scorsi con il caos delle liste di attesa. Addirittura si è verificato un caso a Perugia, all'ASL 1, di un paziente che si è presentato al CUP con 6 ricette per altrettante visite, ma non c'è nessuna data utile. Questo è lo specchio di quello che sta accadendo nella nostra sanità post pandemia, chiamiamola così. E a fine giugno addirittura l'ASD 1 doveva recuperare quasi 23.000 prestazioni, 1.300 erano sospese. L'ASD 1 in questo caso ha
fatto uscire dal diciamo dal 29 settembre un piano di recupero. È chiaro, qui c'è una serie di numeri che vi invito a leggere, ma che chiaramente non si sa se si riuscirà a portarli a termine. E fatto è che una delle motivazioni per cui questo ritardo non viene recuperato è anche la carenza di personale, quindi sarà necessario fare degli accordi anche con delle strutture private, anche perché se ci si rivolge direttamente alle strutture private, vedendo il caso di questo paziente perugino, addirittura per fare gli esami che gli sono stati segnati dovrebbe spendere circa 1.200 euro. Adesso invece leggiamo un comunicato che ci riguarda, la replica sull'aumento dei prezzi dei materiali. Da CNA Costruzioni Umbre, ANAEPA Confartigianato, ANCE Umbria, la replica all'assessore Melasecche all'allarme sul caro materiali, revisione prezziario lanciato venerdì scorso dalle nostre associazioni, ci lascia fortemente sorpresi e amareggiati. A nostro avviso si tratta di una risposta inadeguata e insufficiente a fornire soluzioni diverse alle diverse istanze e preoccupazioni delle imprese umbre del settore delle costruzioni e non coglie la disponibilità al confronto che abbiamo unitariamente sottolineato. La verità è che il nostro appello risale ad oltre un anno fa. Già a quel tempo evidenziammo, anche attraverso una lettera alla giunta regionale che non ha mai ricevuto risposta, ancor prima dell'aumento eccezionale dei prezzi dei materiali da costruzione verificatosi nel 2021, la necessità di un tagliando significativo dell'elenco prezzi regionale, che a nostro giudizio non solo non riusciva più a fotografare compiutamente tutte le lavorazioni e l'utilizzo di materiali idonei, ma purtroppo già riportava prezzi assolutamente non in linea con le valutazioni di mercato. Denunciavamo già allora un ritardo strutturale del nostro prezziario, anche rispetto a quelli delle regioni limitrofi, che ancora ad oggi deve essere colmato. Proponemmo una profonda revisione, l'inserimento di nuove voci, l'aggiornamento di quelle non più idonee, infine la correzione dei prezzi che come segnalammo dettagliatamente risultavano e risultano palesemente incongrui. Un appello che purtroppo ad oggi non ha ricevuto alcuna risposta. Non solo, è chiaro come negli ultimi mesi la situazione sia precipitata, l'eccezionale e straordinario aumento dei prezzi abbia reso ancor più evidente l'inadeguatezza del nostro prezziario. Proprio per questo, accanto ad una revisione strutturale del prezziario stesso, occorrono delle risposte immediate a tutti i livelli. Questo recita il comunicato CNA, ANAEPA e ANCE. Cambiando argomento, purtroppo torniamo a parlare del bambino Alex ucciso. Le hanno permesso di scappare, ora Alex sarebbe ancora vivo. Bimbo ucciso, polemiche per il mancato mandato di cattura internazionale per la madre, controllata due volte appena arrivata in Italia, ma nessun alert nei suoi confronti. Mentre si sta cercando l'arma reale del delitto, perché sembra che quella ritrovata non sia quella del delitto, anche perché pulita e mancante di una punta della punta, si sta cercando nei dintorni del sito dove è avvenuto l'omicidio, purtroppo, che praticamente di trovare tracce di quest'arma che ancora sembra non essere stata trovata. In questo si incastona purtroppo il racconto del padre, che dice che subito dopo la sentenza del tribunale ungherese la donna aveva preso il bambino, aveva preso Alex, ed era ritornata ed era fuggita. Sicuramente tutti sapevano che era in Italia, però nessun mandato di cattura internazionale è stato spiccato solo un mandato nazionale. I carabinieri in Italia l'hanno controllata per ben due volte, ma nessun alert, come è stato detto dal sottotitolo, e purtroppo ritardi burocratici, errori della magistratura ungherese ha portato a quello che purtroppo stiamo raccontando in questi giorni. È stata fatta l'autopsia sul bambino, tutte le 9 coltellate hanno praticamente interessato quasi tutti gli organi e che hanno poi portato allo shock emorragico e quindi alla morte. Una brutta storia che poteva essere sicuramente evitata. Bene Valentina, con questa brutta notizia termino la rassegna regionale, lascio a te la parola. Sì Paolo, vediamo
la parte regionale del Corriere dell'Umbria, l'inchiesta su Di Donna parte dall'Umbria. L'imprenditore Giovanni Buini, sentito dalla Procura di Roma nell'ambito dell'indagine sull'ex collega di studio di Giuseppe Conte. Vediamo proprio che il fascicolo che vede indagato Luca Di Donna, avvocato romano considerato vicino all'ex premier Giuseppe Conte, prende le mosse proprio dal Cuore Verde, una maxi commessa da 500.000 mascherine chirurgiche assegnata in via preliminare a una ditta umbra, la Ares, che è stata revocata dall'allora struttura commissariata di Arcuri, dopo che l'imprenditore di Assisi Giovanni Buini, secondo la ricostruzione degli inquirenti, ha deciso di non sottostare alla richiesta di una percentuale sul guadagno richiesto da due intermediari privati, tra cui spicca proprio Di Donna, gli stessi intermediari che per la Procura di Roma sfruttavano le relazioni con soggetti incardinati ai vertici di istituzioni pubbliche e stazioni appaltanti. Quindi vediamo, questo è un argomento che riguarda, diciamo, il passato, lo scandalo che c'è stato quando a gestire la situazione della pandemia, insomma, per quanto riguarda i presidi sanitari, c'era al capo, insomma, Arcuri. E vediamo che comunque la procedura di accusa parte proprio dal Cuore Verde e vengono indagati proprio due avvocati, tra cui, insomma, c'è di mezzo anche questo imprenditore umbro, che lui stesso ha denunciato il fatto. Quindi vedremo come andrà avanti la procedura. Come hai già annunciato tu, Paolo, anche il Corriere dell'Umbria parla della risposta, la risposta di Melasecche non risolve le nostre preoccupazioni. Quindi in campo CNA Costruzioni Umbria, ANEPA Confartigianato e ANCE Umbria, che commentano la replica dell'assessore regionale su caro materiali e revisioni preziario. Con questo, Paolo, chiudiamo la parte regionale, andiamo subito al provinciale. Sì, il provinciale del Messaggero inizia così: centro, mille luci per Natale, rebus e concerto di Capodanno. L'assessore Fatale vuole illuminare più possibile, più vie possibili per incentivare lo shopping. A Piazza della Repubblica si cerca una nuova giostra del stile 700. Sì, praticamente fra qualche giorno uscirà il bando per l'assegnazione proprio dell'illuminazione cittadina per il mese, per le feste natalizie, e chi, diciamo, se lo aggiudicherà dovrà gestire un bottino di 135.000 euro per illuminare molte vie del centro cittadino, e sicuramente si arriverà fino a Piazza Solferino e si cercherà di illuminare il più possibile il centro, per anche venire incontro alle esigenze dei commercianti che in quel periodo fanno cassa per quasi tutto l'anno. C'è la questione della giostra settecentesca in centro, che purtroppo dopo il discorso della pandemia, quando si interrompe, diciamo, la collaborazione con Palazzo Spada, proprio per i motivi detti, il gestore della giostra, della famosa giostra che da 30 anni campeggiava a Piazza della Repubblica, è stato contattato dal Comune di Torino, con cui ha un contratto che lo vincola anche quest'anno, e quindi non può diciamo portare come lui vorrebbe la giostra a Terni. L'assessore Fatale comunque già è in cerca di una nuova struttura da mettere in Piazza della Repubblica, proprio per allietare i bambini che si divertivano tantissimo su quella giostra che campeggiava in piazza. Un'altra cosa, l'albero di Natale di 16 metri non verrà probabilmente messo in Piazza Europa, ma in un'altra posizione che sarà scelta dopo i sopralluoghi della RAI per il concerto di Capodanno, che molto probabilmente vedrà montare il suo palco proprio in Piazza Europa, insieme alle tenso strutture per ballerini e comici, insomma, e artisti di quella manifestazione. Cambiamo argomento: denunciato per le offese razziste, Manebbo lo perdona. Nel nome di quella giornata indimenticabile in Piazza della Pace, cercheremo di circoscrivere un episodio isolato per dare una mano a quest'uomo che mi ha offeso in modo pesante. Andrò dal questore per vedere se possiamo prenderci cura di una persona che non sta bene. Questo episodio ci indica che serve una cultura dell'ascolto che va trasformata in azione. Questo è quello che è di Nebo, che da tanti anni vive nella nostra città e anche il fondatore della Namastè in Piazza della Pace. Racconta proprio sulla questione di quello che è successo durante la manifestazione che si è svolta nei giorni scorsi per ricordare il naufragio di tanti migranti del 2013, se non vado errato, e quindi in quell'occasione è stato
preso di mira da insulti razzisti da un albanese di 45 anni che sta a Terni per esigenze lavorative e che comunque è già noto alle forze dell'ordine per altri fatti e che quindi è stato comunque preso in custodia dagli agenti e rischia chiaramente il rimpatrio. Una storia brutta che comunque ha il suo ha un suo volto bello, che è quello di Eddie, che comunque oltre ad essere stato offeso invece cercherà in tutti i modi di recuperare questa persona che sicuramente non sta bene. Ecco, questa è la parte positiva di questa notizia. Andiamo avanti, un altro comunicato Confartigianato, dove c'è anche una dichiarazione di Confartigianato. Le spine del Green Pass, azienda a rischio stop. Burelli, CEO ThyssenKrupp Italia, rischiamo seri problemi con le turnazioni. Franceschini, Confartigianato, gestione difficile quando si va a lavorare all'esterno. Aziende e lavoratori alla prova Green Pass. Tra una settimana nei luoghi di lavoro sarà obbligatorio accedere solo con il Green Pass, ad eccezione delle persone esentate per motivi di salute. Le regole sono rigide. Il controllo del Green Pass si dovrà effettuare tutti i giorni per tutelare la privacy. Il datore di lavoro non potrà infatti tenere un registro nel quale sia indicato quale di questi dipendenti sono stati vaccinati e quali siano in scadenza del Green Pass, quindi questo è già un primo problema. Questo significa che la verifica sarà più complicata nei luoghi di lavoro con tanti punti d'ingresso, con diverse filiali e con i lavoratori impegnati in più turni, come accade nelle grandi aziende. Ad essere più a rischio sono le attività legate al settore dell'edilizia, metalmeccanico e tessile, dove l'assenza dei dipendenti potrebbe causare veri problemi produttivi. E ovviamente più grandi le strutture sono le aziende, più i controlli diventano complicati. Non saremo in grado di conoscere i numeri dei lavoratori che hanno scelto di non vaccinarsi, spiega la D di Aste Massimiliano Burelli. L'unico dato certo è che se questo numero si rivelerà importante si potrebbero presentare dei seri problemi nelle turnazioni, con il forte rischio di arrivare a un blocco produttivo. Al momento dell'ingresso chi non ha il Green Pass non potrà essere ammesso all'interno del luogo di lavoro e sarà considerato assente ingiustificato, così come chi non si presenterà. In questo modo l'assenteismo si trasforma in una variabile imprevedibile, perché la mancata presenza sul posto di lavoro si potrebbe scoprire a pochi minuti dall'inizio del proprio turno. Il rischio, precisa Burelli, è che l'impossibilità di raggiungere l'organico minimo indispensabile per mandare avanti un impianto porti all'interruzione di una linea, provocando ritardi nella produzione o addirittura al suo blocco. A questo va aggiunto il tema riportato in questi giorni dalla stampa dei potenziali certificati di malattia rilasciati per i non vaccinati. Per quanto ci riguarda, invece, dice Mauro Franceschini, Confartigianato, pensiamo che potremmo trovare problemi nel controllo quotidiano, soprattutto di chi lavora fuori dalla struttura. In quel caso, se non c'è il titolare che fa il controllo, non è chiaro se inviare il Green Pass via WhatsApp o via mail è corretto, e comunque ci deve essere la garanzia che venga cancellato per via della privacy. E poi c'è il rischio che manchino al lavoro figure professionali difficilmente sostituibili nelle aziende piccole. I primi controlli ufficiosi parlano di persone non vaccinate nella media nazionale, un 10-15%, potrebbe rappresentare una percentuale importante nelle piccole aziende. Come Confapi eravamo favorevoli ai vaccini e ora siamo favorevoli al Green Pass, dice il presidente nazionale Carlo Salvati. Stiamo spiegando l'importanza di vaccinarsi per tutti e anche per lavorare in un ambiente sereno in cui un lavoratore non si trovi in difficoltà nei confronti di un collega. Ci saranno difficoltà, ma la strada da prendere è obbligata. Sul fronte sindacale c'è una totale condivisione delle posizioni nazionali, non si è avuto il coraggio o la possibilità di fare una scelta più drastica dal punto di vista legislativo. Ora non si scarichi sui lavoratori o sul sindacato il vuoto normativo. Noi stiamo invitando tutti a vaccinarsi, è l'unica cosa che possiamo fare, conclude Claudio Cipolla, segretario CGIL. Come vedete, un mare magnum di idee e di opinioni sul discorso del Green Pass, e comunque dal 15 ottobre diventa obbligatorio per i lavoratori.
Altra notizia, edilizia scolastica PNRR. La provincia corre ai ripari. 8 milioni e mezzo di euro per edilizia scolastica dal PNRR. Così le scuole di Terni dovranno sopperire alla mancata assegnazione delle risorse liberate con l'ordinanza del commissario per la ricostruzione post-sisma Giovanni Legnini. I 234 milioni di euro per gli edifici scolastici dell'Umbria danneggiati durante gli eventi sismici del 2009 e del 2016 finiranno in gran parte in provincia di Perugia. Infatti, 51 su 53 e quindi adesso si è scatenata, diciamo, la polemica, in quanto dopo l'esclusione dal bando periferie e diciamo c'è anche quest'altra doccia fredda per l'edilizia scolastica, che comunque la provincia cercherà di risolvere tramite i fondi del PNRR. L'assessore del comune di Terni, Cinzia Fabrici, dice che non ci sono situazioni di criticità particolare sull'adeguamento antisismico tali da impedire l'attività in presenza. Sarebbe necessario risorse per rimettere a nuovo alcuni edifici. Questo è quello che dice l'assessore, e in effetti è un problema che spesso viene alla luce. Staremo a vedere qui come si gestiranno questi soldi che la provincia prenderà dal PNRR. Altra notizia: comitato no torre wifi, firme contro l'arroganza. Sì, sono, diciamo, un comitato spontaneo di Gabelletta che ha raccolto più di 200 firme per evitare la costruzione di questa torre wifi a ridosso delle case. Dice l'arroganza dell'amministrazione si sta dimostrando in tutta la sua bellezza, come si direbbe adesso, perché praticamente stanno iniziando i lavori di questa torre proprio vicino alle case e vicino anche a un campetto dove vanno i bambini a giocare, senza che il quartiere fosse stato avvisato e senza neanche sapere l'impatto, oltre che ambientale, ma soprattutto dal punto di vista delle radiazioni che questo impianto può portare. Orvieto, un flash mob per il professor Picozzi. Sì, si è svolto un flash mob con 60, circa 60 persone che sono accanto al professor Picozzi, che in questo momento è sospeso dall'attività di insegnamento a causa del mancato Green Pass. E questa situazione si perpetrerà chiaramente finché il suo Green Pass non tornerà verde, cosa che il professor Picozzi dice che non accadrà, almeno finché lui potrà sostenere questa situazione. Questo movimento comunque ha detto che sta praticamente cercando proseliti, perché è una questione, secondo, diciamo, di libertà che va assolutamente tutelata, e quindi sta cercando e farà altre manifestazioni sicuramente. Bene, con questo termino la pagina provinciale e lascio a te, Valentina, la Sì, vediamo continuazione. altre notizie. Nuove assunzioni all'ex fabbrica delle armi. Quindi il sottosegretario alla difesa rassicura sull'adeguamento del personale civile nei siti militari. Ne avevamo parlato qualche giorno fa e quindi vediamo buoni segnali dal Ministero della Difesa. L'ast protagonista dell'acciaio mondiale. Il presidente del gruppo Arvedi pensa in grande per il polo di Viale Brin, ma per svelare i suoi piani attende l'ok dell'antitrust. Quindi l'ast dovrà diventare un'azienda competitiva al massimo, ma player di livello mondiale. Lo ha detto il cavalier Giovanni Arvedi parlando con i giornalisti a margine dell'assemblea annuale di Federacciaial, che si è tenuta ieri a Ro Fiere Milano. Su Acciai Speciali Terni ha però precisato: non possiamo parlare perché c'è una procedura antitrust in corso e fino a che non ci sarà il closing saremmo molto criptici. Dovrete venire a gennaio quando avrò il piacere di rispondere a tutte le vostre domande. Sulla vendita di Ast si è espresso anche il presidente di Federacciaia Alessandro Banzani. La risoluzione positiva della questione di Ast Terni, ha detto, non fa però venir meno la necessità più volte ribadita, sia da noi che dalle organizzazioni sindacali, di avviare un confronto con il MISE su un piano strategico della siderurgia del nostro paese. L'amministratore delegato Burelli, attualmente ancora in Ast, ha definito il mese di agosto un mese record rispetto allo stesso periodo degli anni precedenti, registrando sul 2020 più 41,5% di prodotti a caldo, più 18% di quelli a freddo e più 8% di fucine. Nel primo trimestre dell'anno fiscale, ottobre
settembre 2020, 2021, settembre 2022, a livello di ordini, il valore di vendita rispetto al budget si attesta all'82%, ma per Burelli puntiamo a incrementare e le previsioni sono positive anche per il secondo trimestre. Quindi sta andando molto bene, diciamo, l'industria protagonista del nostro territorio, e speriamo, insomma, che tutto vada a buon fine e che comunque il gruppo Arvedi sia, diventi ufficialmente partner delle acciaierie, insomma, anche per portare a termine tutti i progetti che hanno già in piano, che sono quelli soprattutto sull'ambiente, riguardanti l'ambiente. Ex Hawaii esclusa dal piano periferie, il comune lancia un appello ai privati. L'assessore Cini pronto a mettere a punto un nuovo progetto di restyling dell'area a ridosso del Nera. L'area, quindi, ex Hawaii sarà riqualificata, ma al di fuori del piano periferie. Questo è l'obiettivo del comune. A confermarlo è l'assessore all'urbanistica Federico Cini, che sembra aver le idee chiare. Quest'area ha enormi potenzialità, non solo per la vicinanza al polo culturale del caos, ma anche in quanto rappresenta un importante snodo per i percorsi fluviali, pedonali e ciclabili. Questo è quanto lui ha affermato. Certo è che il contesto del piano periferie non è più fattibile, soprattutto per i tempi ormai troppo stretti. In sostanza, l'assessore fa capire che il progetto, che prevede un chiosco bar, un ascensore di collegamento a lungo Nera, costa all'incirca 100.000 euro e non viene di fatto eliminato. Resta solo da capire in che modo potrebbe essere attuato quindi questo piano. Se vi fosse qualche privato intenzionato a realizzarlo, ben venga, ma occorre trovare i fondi adeguati a capire la reale fattibilità. L'ultimo bando del 2019 per assegnare l'area era andato deserto, quindi un velo di speranza, insomma, anche per quest'area di Terni, che è comunque nel degrado. Sì. Un convegno sulla prevenzione dei tumori, quindi organizzato dalla LIT, si svolgerà lunedì alle 15 al caffè letterario della biblioteca comunale. Il convegno sul tema conoscere se stessa significa prevenire. Il convegno rientra nel programma della manifestazione che la Lega Italiana per la lotta contro i tumori, Associazione Provinciale di Terni, sta organizzando con il patrocinio del comune per la campagna di prevenzione Nastro Rosa. La campagna si svolge ogni anno per tutto il mese di ottobre e ha lo scopo di ricordare che il tumore al seno è il più frequente nelle donne e che la percentuale di guarigione a 5 anni dal trattamento si attesta intorno all'80%. La LILT di Terni ha scelto come testimonial per la campagna Nastro Rosa Alessandra Favoriti, membro dello staff sanitario della Federazione Italiana di Pallavolo Femminile e della Ternana Calcio. Ottima iniziativa. Beh, anche noi Confartigianato collaboriamo con la LILT. Certo. E ricordiamo che per chi volesse avere maggiori informazioni e poter avere la possibilità di fare delle visite preventive gratuite, ci può contattare e chiedere, insomma, alla nostra segreteria, che darà altri contatti per poi proprio arrivare alla LILT e prenotare una visita. Certo. Benissimo. Un'altra notizia, Narni, si apre oggi il Festival della Sociologia, si parlerà dei cambiamenti causati dalla pandemia. Stamattina un convegno su Sorokin, ottima iniziativa che è stata realizzata a Narni, perché come ne parliamo molto spesso anche io e Paolo, i cambiamenti che sono stati causati dalla pandemia sono davvero determinanti nelle nostre vite, perché ci fanno trovare, diciamo, a riprendere la vita di tutti i giorni a pieno ritmo, ci fanno trovare un pochino spaesati e un po' stanchi per l'accelerazione che c'è stata, che è venuta in modo improvviso. Improvviso, assolutamente sì. Con questo, Paolo, chiudiamo la nostra rassegna stampa. E diamo appuntamento a domani per l'ultima giornata. Buona giornata a tutti i nostri ascoltatori. Buona giornata. Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Le energie senza fatica sono qui. Cempi, un partner affidabile e tutta l'assistenza di Confartigianato. Per la tua casa, per la tua azienda, contattaci subito e inizia a risparmiare. Cosa aspetti a risparmiare? Contatta il nostro referente Lorenzo Carrino all'indirizzo mail energia@confartigianatoterni.it o al numero telefonico 07 44 61 33.